Questo è il nostro sito. Qui questo link vi permette di scoprire se potete fare sì o, la, o no la domanda. Quindi ci cliccate, inserite la vostra condizione e il sistema vi dirà se potete farlo o non potete farlo. Qui abbiamo il contratto collettivo nazionale integrativo e l'intesa che è stata sottoscritta e qui abbiamo le schede di compilazione. Per esempio, la prima scheda di compilazione riguarda le assegnazioni e la seconda riguarda le utilizzazioni. Guardiamole un attimo insieme. Guardiamo le schede per l'assegnazione provvisoria. Vedete, è fatta in maniera molto leggibile. Quindi, quando si può fare la domanda dall'11 al 24, chi è che può fare la domanda senza nessun tipo di problema? Tutti quelli che sono stati assunti a tempo determinato fino al 1 settembre 2020. 22, sia da guide che da concorsi, sia quelli assunti a tempo determinato il 1 settembre 2021 e il 1 settembre 2022 e a tempo determinato dal 1 settembre 2022 al 1 settembre 2023. Quindi, per esempio, quelli di GPS di prima fascia e possono fare sia l'assegnazione provvisoria provinciale senza bisogno di deroghe, ma anche quella interprovinciale senza bisogno di deroghe. La situazione cambia per tutti quelli che sono stati neoassunti a tempo determinato dal 1 settembre 2023 con qualsiasi procedura, quindi GAE, concorsi straordinario o bis, neoassunti a tempo determinato a decorrere dal 1 settembre 2023 con lo straordinario bis, e tutti quelli che sono stati assunti a tempo determinato a decorrere dal 1 settembre 2021 o dal 1 settembre 2022, ma che non hanno superato l'anno di prova, l'hanno rimandato. Per esempio per maternità mi viene da pensare, e che quindi per rinvio alla ripetizione dell'anno di formazione e prova, in questo caso loro possono presentare la domanda di assegnazione provvisoria senza aver bisogno di deroghe, ma invece per quanto riguarda l'assegnazione interprovinciale hanno bisogno di superare i vincoli, quindi hanno bisogno di deroghe. Mentre la situazione cambia e diventa ancora più restrittiva per tutti i docenti che sono stati individuati da GPS prima fascia sostegno a decorrere dal 1 settembre 2023, quindi docenti a tempo determinato fino ad adesso, perché loro hanno bisogno di superare i vincoli, quindi di avere delle deroghe, sia per l'assegnazione provvisoria provinciale che per l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Attenzione! Come supero i vincoli? Quali sono le deroghe? Ho diritto a una deroga se sono in sovrannumero e ne supero. Se sono un genitore con figlio fino a 12 anni e i 12 anni li devo compiere, il mio figlio deve poterli compiere entro il 31/12/2024, fino al 31/12/2024. Se personalmente sono un docente invalido con una percentuale di invalidità superiore ai 2/3, quindi al 67%, e una disabilità anche non grave, quindi rientro nell'articolo 21 della legge 104, oppure sono io stesso sempre un disabile con connotazione di gravità, quindi magari non ho l'invalidità, ma sono disabile con l'articolo 3,3, oppure se assisto il figlio, il coniuge, l'unione civile, parte dell'unione civile, convivente con disabilità grave, al parente affine entro il terzo grado con disabilità grave, se ho fruito dei permessi del congedo biennale, quindi ai sensi del decreto legislativo 151 del 2001, se sono coniuge o figlio di un soggetto mutilato in invalido civile ai sensi della legge 118 del 1900. 71. Se invece faccio riferimento alle utilizzazioni, vi faccio notare che per quanto riguarda le interprovinciali, come vedete, sono possibili solo su classi di concorso e se rientro nella casistica delle classi di concorso e posti in esubero. E quindi l'utilizzazione provvisoria provinciale è possibile anche per coloro che sono stati messi in ruolo quest'anno, tranne che per coloro che attualmente sono ancora docenti a tempo determinato a decorrere dal 1 settembre 2023 e perché sono stati individuati dalla prima fascia sostegno. E quindi in questi giorni stanno superando l'anno di prova e le deroghe sono sempre le stesse. In questo sito potete trovare poi le dichiarazioni.
Come vi dicevo, il primo allegato da completare è questo allegato G. Nell'allegato G, quindi se io sono una persona vincolata, sono stato immesso in ruolo da concorso quest'anno e quindi sarei vincolato per 3 anni, ma ho un bambino o più bambini inferiori ai 12 anni, completo l'allegato G. Quindi semplicemente scriverò nome e cognome e scriverò, fleggerò la mia condizione, che in questo caso è l'essere genitori di età inferiore a 12 anni. Questi modelli che noi abbiamo predisposto sono tutti editabili. E poi ci sono le altre autodichiarazioni che vanno dal precedente, dall'utilizzazione sul posto di sostegno, quello che vi dicevo, l'utilizzazione su lingua inglese, ma la precedenza in quanto disabile, articolo 21, precedenza coniuge militare, insomma, ma soprattutto le esigenze di famiglia, perché vi ricordo che per quanto riguarda l'assegnazione provvisoria non basta avere soltanto un motivo per avere una deroga, ma bisogna anche avere qualcuno a cui ricongiungersi. Nel caso in cui a cui facevo riferimento prima, naturalmente se sono un docente che ha un figlio più piccolo di 12 anni, eventualmente potrei ricongiungermi a mio figlio. E quindi qui dichiaro che intendo ricongiungermi con il mio figlio oppure con il coniuge e dovrò andare a dichiarare come si chiamano, con quali residenti sono comunque, sono appunto in quale comune sono residenti, e come vedete c'è dal, perché questa residenza deve essere antecedente ai 3 mesi, a meno che non ci sia stato un trasferimento di imperio, e quindi ci vuole una dichiarazione che, per esempio, il coniuge ha avuto un trasferimento all'ultimo momento perché per questioni lavorative. Nello stesso sito trovate anche i modelli cartacei. Questi modelli cartacei li vedete già per quelli che devono fare la domanda in modalità cartacea, quindi non online. Quindi facciamo riferimento per sempre in questo momento agli assunti a tempo determinato da GPS. Si possono già cominciare a scaricare questi modelli, ok? Quindi facciamo finta che io sia un docente di scuola secondaria di secondo grado, che ho avuto per quest'anno un incarico a tempo determinato finalizzato al ruolo, in quanto ero in GPS sostegno secondo grado. Quindi sono ancora a tempo determinato, nelle istanze online la mia posizione non c'è, devo fare la domanda cartacea e quindi cosa faccio? Utilizzo questo modello cartaceo. In questo modello cartaceo, anche questo che trovate nel nostro sito è editabile, quindi lo potete utilizzare molto facilmente. Dopo che abbiamo messo tutti i dati anagrafici, cosa che invece nel sistema informatico, su istanze online, non è necessario inserire perché il sistema vi dà tutte le notizie di default, in questo caso invece lo dovete inserire, troviamo subito la sezione riservata alle precedenze. Ricordo, e dopo lo vedremo anche nel modello, che questi docenti, facciamo sempre riferimento in questo momento ai docenti a tempo determinato, quindi la GPS che faccia sostegno, devono aver superato l'anno di prova. Quindi devono aver già svolto anche la seconda prova e devono aver superato anche l'anno di prova. Se non hanno superato l'anno di prova in quanto magari sono stati assenti per malattia o perché erano in gravidanza o perché erano in congedo biennale, non avendo superato l'anno di prova, purtroppo, anche pur avendo una deroga, non potranno partecipare all'assegnazione provvisoria. Mi dispiace, ma è così. Ricordo che per loro, quindi per quelli che sono GPS prima falso sostegno, il vincolo è ancora più stringente perché riguarda sia l'assegnazione provvisoria provinciale che quella interprovinciale, quindi entrambe. Adesso andiamo a vedere queste precedenze. Ricordo e voglio sottolineare che una cosa sono i motivi per cui si ha una deroga e quindi si può chiedere l'assegnazione provvisoria, un'altra cosa sono i motivi di ricongiungimento e un'altra cosa ancora sono le precedenze, che possono anche combaciare, ma non è detto che combaciano. Quindi fate bene
attenzione a questa situazione. Per quanto riguarda le precedenze, ad esempio, la prima precedenza riguarda i docenti non vedenti, quindi se io sono un docente non vedente, inserirò qui sì. Per quelli che compilano la domanda cartacea, è bene ricordare, perché il cartaceo non vi dà il messaggio di alert, insomma, non vi fa capire l'errore, che occorre inserire si può inserire una sola precedenza. E quindi il consiglio, vabbè, è normale. Siccome le precedenze, come vedete, sono scalettate, questo ordine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 è importante perché naturalmente la prima precedenza è più precedente, scusatemi il gioco di parole, rispetto alla seconda e alla terza. Quindi se io usufruisco della prima precedenza, sono non vedente, e anche se dovessi avere un bambino più piccolo di 6 anni, vado a inserire la mia condizione di non vedente. Non posso inserire anche la precedenza in quanto genitore di un figlio più piccolo di 6 anni. Magari il figlio più piccolo di 6 anni lo utilizzerò come punteggio che mi viene attribuito per un bambino più piccolo di 6 anni, che è 4 punti, ma lo andremo a vedere successivamente. Quindi, docente non vedente, docente mediorizzato, e il docente usufruisce della precedenza di cui all'articolo 8,1.3, lettera D. Guardate, vi invito a scaricare le nostre schede, perché le nostre schede vi spiegano anche qual è questa lettera D, che qua non viene specificato. La lettera D riguarda tutti quei docenti che usufruiscono dell'articolo 21, ovvero sono tutti quei docenti che sono invalidi, con un'invalidità superiore dei terzi e hanno una 104 anche non grave, quindi anche un articolo 3,1. Questi docenti possono scegliere la provincia e il comune che vogliono nelle preferenze, perché naturalmente anche nelle preferenze ci deve essere un ordine per queste tre persone, questi tre tipi di tipologia di persone, e vedremo anche successivamente per un altro caso, non c'è bisogno di inserire una particolare comune di residenza, perché godo di una mia disabilità particolare e personale. Già la situazione cambia per quanto riguarda la precedenza del punto 4, perché per quanto riguarda la precedenza del punto 4, riguarda tutti quei docenti che hanno bisogno di cure continuative. Quando si parla di cure continuative, non è che io dichiaro di aver diritto a cure continuative in quanto ho male alla spalla e mi vado a fare la fisioterapia alla spalla. Cure continuative, dei problemi di salute abbastanza importanti, oncologici, per esempio. E in questo caso, come vedete, il sistema vi chiede di mettere in chiaro qual è il comune dove svolgete queste cure. E sarà obbligatorio per voi inserire assolutamente nelle scelte, quindi nelle scuole che andrete a scegliere, il comune. Prima potete mettere prima scuole del comune dove prestate queste cure e poi tutto il comune in cui prestate queste cure. Successivamente potete inserire anche altri comuni. Se non lo fate, il sistema non vi considererà la precedenza e terrà in considerazione soltanto le scuole nell'ambito di quel comune. Poi abbiamo il punto 5, che riguarda tutti quei docenti, invece la lettera F. Per quanto riguarda la lettera F, sono tutti quei, aspettate che me la sono persa anch'io, adesso ve lo ritrovo, tutte quelle persone che hanno una 104 personale, quindi non hanno un'invalidità superiore ai 2/3, ma hanno una 104 articolo 3,3. Anche per questi docenti occorre che venga inserito il comune in cui loro risiedono in prima battuta. Quindi prima possono mettere delle scuole di quel comune o distretto subcomunale, parliamo anche di distretto subcomunale, cioè nelle città metropolitane che sono divise in più distretti, io devo inserire il distretto subcomunale
dove risiedo se usufruiscono della legge 104, prima di poter inserire tutto il resto. Altra cosa importante che non vi ho detto prima, che mi viene in mente adesso, che per cui quanto riguarda le assegnazioni provvisorie provinciali, sono possibili soltanto tra un comune e l'altro della stessa provincia e nell'ambito di una città metropolitana, quindi divisa in più distretti, solo se si usufruisce di una di queste precedenze. Quindi questo è bene saperlo. Poi abbiamo un'altra precedenza, che è questa che riguarda la lettera G, che riguarda coloro che attendono, quindi che assistono un figlio con disabilità. Anche in questo caso occorre inserire il comune dove si assiste il figlio disabile. Poi abbiamo l'altra precedenza, quella della lettera H, che riguarda il docente che assiste il coniuge o la parte dell'unione civile o il convivente di fatto. In questo caso il convivente di fatto deve essere effettivamente convivente, quindi la dichiarazione anagrafica, ma basta una dichiarazione. Poi abbiamo la precedenza lettera I che riguarda l'assistenza al genitore e successivamente abbiamo la precedenza che riguarda l'assistenza al parenti o affini entro il secondo grado, nel caso di mancanza di genitore, coniuge, anche in alcuni casi anche il terzo grado. Poi abbiamo le esigenze di famiglia, quindi di ricongiungimento al coniuge, al convivente parte dell'unione civile nel comune di, quindi scrivo dove mi ricongiungo, dove ho diritto al punteggio per il mio coniuge o parte dell'unione civile, ho diritto al punteggio di 6 punti se sono docente, per quanto riguarda il genitore, solo se il genitore ha più di 65 anni. E poi ci sono i punteggi per i figli minori di 6 anni, che sono 4 punti, per i figli superiori ai 6 anni, ma non superiori ai 18, che invece hanno un peso di 3 punti. E poi c'è il comune dove possono essere assistiti il coniuge e i figli disabili. Naturalmente tutto questo va certificato, perché quando io inserisco una precedenza, devo poi allegare alla domanda, sia essa in questo caso stiamo parlando della cartacea, ma anche in quella in modalità online, dovrò allegare tutte quelle che sono le dichiarazioni, oltre le certificazioni mediche. Quindi se io sono un soggetto che rientra nell'articolo 21, quindi invalidità superiore dei terzi e una 104 anche non grave, dovrò, nel caso delle persone che la fanno cartacea, prima di tutto fare l'allegato G, quindi aver diritto a dichiarare di aver diritto alla deroga. Poi inserire la dichiarazione che sono un soggetto con disabilità e che quindi mi viene attribuito l'articolo 21, e poi allegare sia la certificazione di invalidità che quella di 104 non grave a corredo della domanda. Senza questo la domanda non vi verrà sicuramente tenuta in considerazione. Poi ci sono l'ordine esattamente delle domande, quindi se fate più domande in subordine a domande di assegnazione provvisoria. Vi ricordo, anche questo è un tormentone che mi viene fatto, io sono docente a tempo indeterminato nella scuola primaria. Nel frattempo mi sono abilitato per la scuola secondaria di secondo grado in lingue. Posso fare l'assegnazione provvisoria per le lingue alla scuola secondaria di secondo grado? La risposta è la puoi fare soltanto in subordine, cioè prima devi fare la domanda sul tuo grado, quindi sulla scuola primaria. Devi aver superato l'anno di prova nella scuola primaria, dopo che hai fatto la tua richiesta di assegnazione provvisoria sulla scuola primaria, in subordine potresti fare la richiesta di assegnazione provvisoria su un altro grado. Quindi non è come la mobilità, per cui io chiedo il passaggio di ruolo, il passaggio di cattedra. Qui posso dichiarare di essere disposta anche. Qui vedete, c'è scritto: il docente dichiara di aver superato il percorso annuale di formazione e prova, quindi
è importante, senza questo non si può fare la domanda. Chiede anche posti di durata inferiore ad un anno, derivanti dalla somma di posti derivanti da spezzoni, preferenze in sede espresse sono valide anche per corsi di istruzione per adulti. E poi richiedo, questa è la domanda per la scuola secondaria di secondo grado, ho scelto questa perché qui vedete che ci sono anche, c'è anche la richiesta delle COE. Le COE sono l'acronimo di cattedre orario esterne. Quindi io qui chiedo anche sono disponibile pur di avere l'assegnazione anche a COE, quindi non cattedre interne della stessa scuola, ma cattedre orario esterne. Quindi una cattedra che è formata per 14 ore in una scuola e altre 4 ore in un'altra scuola, e ci sono diversi tipi di COE, come diciamo sempre. Ci sono delle COE che sono all'interno dello stesso comune e COE che sono anche in comuni diversi. Quindi, naturalmente, se io inflaggo la dicitura anche in comuni diversi, mi sto ampliando il ventaglio di possibilità. Poi posso dichiarare anche di essere in part-time, quindi di ore settimanali, quante ore settimanali è questo? Svolgo, e poi c'è il docente che intende partecipare per posti di sostegno, naturalmente avendone il titolo, oppure anche chi sta frequentando il percorso di specializzazione sul sostegno. Per quanto riguarda le assegnazioni interprovinciali, mi è data la possibilità in subordine rispetto naturalmente a chi ha il titolo, e si sono accantonati tanti posti per i docenti che si ritrovano nelle graduatorie per il contratto a tempo determinato, anche per coloro che hanno svolto almeno un anno di servizio su sostegno pur non avendone, titolo. E qua infatti vedete cosa vi chiede di dichiarare: il docente intende partecipare per posti normali, oppure il docente non è in possesso del titolo di specializzazione del sostegno, però è in conclusione del corso di specializzazione per il sostegno e ha prestato almeno un anno di servizio sul posto di sostegno. Vi ricordo che questo vale soltanto per le assegnazioni interprovinciali, così come la precedenza per i figli più piccoli di 12 anni vale soltanto per le assegnazioni interprovinciali, mentre per le assegnazioni provinciali vale soltanto la precedenza per i figli minori di 6 anni. Essendo la domanda, essendo il cartaceo della secondaria di secondo grado, io posso chiedere anche ulteriori classi di concorso per cui si chiede assegnazione provvisoria. Quindi vi sottolineo la parola ulteriori. L'abilitazione mi permette anche di insegnare un'altra classe di concorso. Il sistema, il funzionario valuterà prima di accogliere la mia domanda per la mia classe di concorso, in subordine, se non ci dovesse essere disponibilità, potrà valutare anche la mia richiesta su altre classi di concorso. E qui abbiamo poi il numero di preferenze. Essendo scuola secondaria di secondo grado, le preferenze sono 15, mentre per l'infanzia e la primaria sono 20. Come vedete, mentre nella domanda online, che non vi posso far vedere, ma vi faremo vedere a decorrere dall'11 in poi, c'è già diciamo, c'è la tendina dove potete vedere tutte le scuole, i codici. Qui i codici dovete andarli a cercare voi. E qui vi viene sempre in soccorso la UIL, perché dopo vi farò vedere che nella stessa piattaforma di cui stiamo parlando c'è anche il bollettino di tutte le scuole con tutti gli accorpamenti. Quindi vado a scrivere il codice, vado a scrivere la scuola e vi ricordo che posso scegliere scuole, ma posso scegliere anche comuni e posso scegliere anche distretti. Attenzione, a differenza della mobilità, quindi quella che abbiamo fatto a febbraio, non è possibile scegliere più province. L'assegnazione provvisoria si può fare in un'unica provincia dove ho una persona a cui ricongiungermi. E poi qui andrò a scrivere tutti gli allegati che andrò a inserire. Quindi, in questo caso, essendo cartacea, sicuramente dovrò fare o un allegato G, nel quale dico di avere diritto materico perché sono in esubero. Sicuramente andrò a inserire, se ho una precedenza, per esempio, perché ho un figlio più piccolo di 6 anni, inserirò una dichiarazione che ho un figlio di piccolo di 6 anni, in quanto nato, non ci vuole un certificato di nascita, basta un'autodichiarazione. Se invece ho una precedenza perché assisto il mio marito
che è disabile, il mio coniuge che è disabile, inserirò tutti gli allegati che fanno riferimento sia alla mia dichiarazione, sia il modello, sia tutti i certificati medici. Vi dicevo che nella piattaforma potete trovare anche l'elenco delle scuole. Quindi c'è questo link dove è possibile scaricare i bollettini ufficiali, quindi c'è il collegamento al MIM, dove ci sono i bollettini delle istituzioni scolastiche, e lì potete andare a trovare i codici e i nomi esatti delle scuole che vi interessano. Per quanto riguarda invece le utilizzazioni, faccio vedere velocemente le utilizzazioni perché poi andiamo avanti con le domande. Per quanto riguarda le utilizzazioni, importante, per quanto riguarda le assegnazioni provvisorie, sia provinciali che interprovinciali, non vanno inseriti dati riguardanti i titoli di servizio, perché non hanno un peso i titoli di servizio. Vanno avanti soltanto la ricongiungimento e il punteggio per esempio, il coniuge a cui mi ricongiungo, oppure un genitore maggiore di 65 anni, o l'età dei figli, ma non valgono i titoli di servizio. Mentre nella domanda di utilizzazione, che vi ricordo, ribadisco, che si può fare soltanto a livello interprovinciale, solo se si trova in una condizione di esubero, del proprio tipo di posto, classe di concorso, o si può fare come provinciale se rientro in una di queste caratteristiche. Voglio rientrare nella scuola dove ero titolare, sono stata nominata perdente posto, quindi chiedo rientro nella mia vecchia scuola di titolarità, oppure perché sono un docente di posto comune che ha un titolo di specializzazione sul sostegno e chiedo di essere utilizzato sul sostegno, oppure perché voglio essere utilizzato su inglese per la scuola primaria. O perché voglio essere utilizzato su un CPIA. In questo caso, per quanto riguarda l'utilizzazione, vedete che c'è un punto in cui va inserito il punteggio spettante per l'utilizzazione. Qual è il punteggio spettante per l'utilizzazione? È il punteggio con il quale siete stati individuati nella graduatoria interna d'istituto, e vi ricordo che è un punteggio diverso dalla mobilità. Per esempio, tutti gli anni di pre-ruolo nella mobilità vengono considerati per 6 punti, quindi vengono moltiplicati per 6. Nella graduatoria interna, gli anni di pre-ruolo, i primi vengono considerati, hanno un peso ponderale, gli altri vengono considerati in un altro, hanno un altro peso, hanno un altro tipo di peso ponderale. Quindi i primi 4 3 punti, gli altri 2 punti. Quindi va da sé che il punteggio cambia. Quindi se avete avuto, siete stati graduati, ma potete anche essere di no, se non vi hanno graduato in quanto eravate titolari da GPS prima fascia sostegno, dovete fare il calcolo del vostro punteggio anche considerando quelli che sono i titoli di servizio, ai quali, e quindi se invece siete già titolari da più anni, potete prendere in considerazione il punteggio con il quale siete stati inseriti nella graduatoria d'istituto, però attenzione, a quel punteggio dovete inserire 6 punti in più per l'anno in corso, quindi 6 punti in più nell'anno in corso, l'eventuale continuità, quindi se state da più di 10 anni nella stessa scuola. Io sto facendo un discorso in generale in questo momento, quindi sto parlando anche di quelli che chiedono utilizzazione non in modalità cartacea ma online, vale per tutti questo discorso. Quindi posso inserire anche la continuità. Naturalmente chi è in GPS prima fascia sostegno non avrà continuità, gli altri l'avranno. E quindi se sono nella mia stessa scuola da meno di 5 anni, avrò diritto a 2 punti per ogni anno di continuità nella mia scuola. Se sono più di 5 anni, 3 punti per ogni anno di titolarità nella mia scuola. E poi potrò inserire anche altri eventuali punti
ho acquisito da qui a che ho acquisito da qui al 24, giorno in cui si chiuderà la domanda. E poi, per esempio, i docenti che intendono partecipare a chiedere l'utilizzo provinciale in quanto sono sul posto comune e vogliono chiedere l'utilizzo sul sostegno, andranno a fregare la lettera F, perché questa fa riferimento proprio a questa tipologia di docente. Così le precedenze sono sempre le stesse. La domanda qui non la trovate perché la cartacea, quindi fa riferimento alle persone che quest'anno sono ancora a tempo determinato, ma quando andrete a produrre la domanda di utilizzo per quelli che non sono già diciamo a tempo indeterminato, troverete anche una sezione E, si chiama, che adesso non vi posso far vedere perché la procedura è cartacea, questa è cartacea e quindi non è riferita a voi. Troverete anche una parte della domanda che si riferisce a quelli che chiedono il rientro in utilizzazione nella propria scuola di titolarità. Quindi loro rientrano con precedenza assoluta rispetto a tutti quanti gli altri. E anche in questo caso, come vedete, ci sono altre dichiarazioni che vanno dalla volontà di essere utilizzato su strutture ospedaliere, su strutture carcerarie, su altri tipi di posto. Anche in questo caso trovate la tabella, la griglia per inserire codici e la questione degli allegati. Quindi penso di aver detto tutto. Se ci sono delle domande, sono un Bene. po' a disposizione.